diviso in due una città, un continente, un modo di vivere. Era uno sbarramento di ferro e cemento, una barriera lunga 155 chilometri che ha tenuto come in prigione, ma 20 anni dalla sua caduta non rimane molto del famoso muro di Berlino. La barriera che una volta divideva il mondo in due, oggi non è altro che un relitto diroccato, coperto di erbacce. Le torri di guardia, che significavano una pallottola nella schiena di chiunque avesse cercato di scavalcarlo, oggi stanno placide nei giardini delle case e nei parchi della città. Il tratto oggi è ancora in piedi di 1300 metri, conosciuto come East Side Gallery, è più noto per fini artistici che per il suo passato. Ma al suo tempo, il muro ha rappresentato la più minacciosa e spettrale costruzione che l'uomo abbia mai realizzato. Era il simbolo della guerra fredda, linea di demarcazione tra est e ovest, tra comunismo e capitalismo. Ideologie del nostro tempo contrapposte da sempre. Erano come delle placche tettoniche che slittavano l'una contro l'altra in modo molto violento. Non si doveva attraversare uno stato. Spostandosi da un angolo di strada a un altro, si cambiava completamente sistema. Il capitalismo si fermava lì. Da quel punto iniziava una società migliore. Ne ero fermamente convinto. Ideologie a parte, il muro di Berlino era anche una costruzione interessante dal punto di vista architettonico. 155 chilometri di doppio sbarramento con centinaia di torri di guardia e una sinistra striscia della morte che serviva a dividere una delle più importanti capitali europee. A quel tempo non si disponeva di finanziamenti adeguati. Il muro fu eretto con mezzi molto modesti. Nonostante ciò, la costruzione svolse egregiamente il suo compito. Era praticamente impossibile oltrepassarlo. Era un'impresa impossibile. La ragione per la quale venne costruito il muro di Berlino va ricercata negli intricati rapporti tra gli ex alleati. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania fu divisa in 4 settori tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica. Berlino, la capitale, si trovava a 175 chilometri all'interno del settore sovietico, divisa anch'essa in 4 settori, uno per ogni alleato. I russi, che avevano conquistato Berlino dopo settimane di duri combattimenti, reclamavano il settore più grande, Berlino Est, circa il 40% della città, che contava 1.100.000 abitanti. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia controllavano invece la parte restante con 2.200.000 abitanti. La porta di Brandeburgo, vecchia di 200 anni, era sopravvissuta alle distruzioni della guerra. Si trovava proprio sulla linea di demarcazione dei due settori controllati dai russi e dagli alleati occidentali. La Berlino del dopoguerra era un luogo devastato e in rovina. In molti accorsero dall'est verso la parte ovest per beneficiare degli aiuti previsti dal piano Marshall. Per arginare questo flusso di persone, nel 1948 i sovietici circondarono e di fatto misero sotto assedio Berlino Ovest. Il loro intento era quello di obbligare gli alleati a cedere per strappare loro il controllo dell'intera città. Il disegno venne sventato da una mirabile azione degli alleati. Istituirono un ponte aereo per rifornire di viveri la città. Decolli e atterraggi si susseguirono incessantemente, uno ogni 2 minuti, 24 ore su 24 per 11 mesi consecutivi. I sovietici furono costretti a togliere l'assedio il 12 maggio del 1949. Le due parti erano in forte contrasto tra loro, ma nonostante le differenze politiche, la linea di confine tra est e ovest era aperta e libera. La città condivideva le stesse infrastrutture, dai servizi postali alla rete della metropolitana. 60.000 cittadini della parte est si recavano ogni giorno al lavoro nella parte ovest. Era questo il vero problema di Berlino.
Era una città aperta e sebbene la polizia effettuasse controlli, era impossibile regolamentare il flusso degli attraversamenti. Nel decennio successivo il problema dei rifugiati peggiorò. La Germania dell'Est perdeva più di 100.000 persone all'anno. Il premier sovietico Nikita Khrushchev rinnovava l'invito affinché le truppe alleate lasciassero il settore ovest. Il regime si rese conto che nel 1958 stavano passando dall'altra parte più dottori di quanti se ne laureassero in un anno. Si doveva porre un rimedio. Nel 1961 la Germania dell'Est si stava letteralmente fondendo con la parte ovest molto più prospera. Il governo della Germania dell'Est prese seriamente in considerazione l'unica cosa da fare: costruire un muro. Ciò che accadde alla mezzanotte del 13 agosto 1961 colse tutti di sorpresa. Nessuno aveva mai cercato di dividere in due una città grande quanto Filadelfia, con un muro. A Berlino Ovest la CIA era presente in modo massiccio, con il compito di osservare le mosse che il regime della Germania dell'Est avrebbe fatto per impedire il flusso dei rifugiati. Si riteneva che sarebbe stato impossibile dividere in due quella città. Era un'antica capitale europea, era lì da più di 400 anni ed era troppo semplicistico pensare di tracciare una riga e dividerla a metà. L'operazione segreta del governo della Germania dell'Est, chiamata in codice Muraglia Cinese, aveva lo scopo di erigere un muro lungo oltre 40 chilometri tra la parte est e ovest di Berlino e un altro sbarramento di 110 chilometri tra Berlino Ovest e la Germania dell'Est. Gli stranieri avrebbero potuto passare la frontiera attraverso dei checkpoint. L'attraversamento ai tedeschi orientali e soprattutto agli abitanti di Berlino Est sarebbe stato vietato. L'operazione elaborata dal presidente della Germania Est, Walter Ulbricht, e approvata da Khrushchev, prese il via alla mezzanotte di una domenica, cogliendo la città impreparata. In sole 24 ore vennero eretti 8 chilometri di sbarramento di filo spinato nel centro della città. 67 degli 81 punti di attraversamento vennero chiusi. I restanti erano sotto stretta sorveglianza. Quel mattino del 13 agosto ascoltai le notizie delle 7. Svegliai immediatamente mio fratello. Prendemmo le nostre biciclette e facemmo un giro lungo il confine. Vedemmo dei soldati che stavano piantando pali di cemento nell'asfalto. Era stato steso del filo spinato. C'erano molti militari. Sembrava di essere in guerra. La prima fase fu la più pericolosa. Centinaia di guardie di confine e agenti di polizia della Germania Est, supportati da carri armati dell'esercito, pattugliavano le strade insieme ad altri 25.000 riservisti, svegliati nel cuore della notte dalla polizia e riforniti di armi. Nessuno li aveva avvertiti in anticipo. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo, nemmeno come avrebbero reagito gli abitanti di Berlino Est. Se la popolazione si fosse ribellata, se le forze armate avessero rifiutato di eseguire gli ordini, il governo si sarebbe trovato in serie difficoltà. Nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. Non appena fu chiaro che non ci sarebbe stata nessuna rivolta, le attenzioni del governo e dei russi si rivolsero alla reazione che l'Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, avrebbero avuto. Berlino Ovest era in agitazione. Dimostrazioni e tumulti ovunque. L'attenzione di Ulbricht e Khrushchev era rivolta alla reazione degli americani. Il governo della Germania Est era convinto che una risposta violenta dell'Occidente avrebbe scatenato una guerra. Così si guardarono bene dalle provocazioni. Impartirono l'ordine di sparare in direzione parallela al muro o verso l'interno. Non una sola pallottola dell'Est sarebbe dovuta cadere nella parte occidentale. A Washington il presidente Kennedy seguiva attentamente gli eventi. Con il passare dei giorni, comunque, si escluse la possibilità di un intervento militare. Il muro fu politicamente accettato dagli alleati occidentali perché riduceva o eliminava cause di possibili conflitti. Venne tracciato un confine. Non era più possibile passare dalla Germania Est alla Germania Ovest, da Berlino Est a Berlino Ovest. Si era creata una situazione
mai vista prima. In un certo senso, la costruzione del muro risolse la crisi di Berlino. Entrambe le parti trassero dei benefici. Non lo hanno mai detto pubblicamente, ma molti uomini politici occidentali lo pensavano. Passarono tre giorni. Khrushchev e Ulbricht compresero che gli Stati Uniti non avrebbero risposto. Il 16 agosto ordinarono che il muro divenisse permanente. Soldati e operai lavorarono fianco a fianco a quello che passò alla storia come il muro della prima generazione. Venne utilizzato qualsiasi materiale a portata di mano. Barriere di filo spinato e torri di guardia lungo tutto il confine isolavano la città dalla striscia di terra che si estendeva fino alla frontiera con la Germania Est. Molti osservatori stranieri si chiesero dove i berlinesi avessero potuto trovare il materiale necessario a erigere un muro di oltre 150 chilometri. La risposta era davanti agli occhi di tutti. Berlino Est era stata bombardata a tappeto. Era molto facile reperire e riusare ogni sorta di materiale da costruzione. Mattoni, blocchi di pietra, calcinacci, realizzando una costruzione rozza ma molto solida. Così rozza da non avere neanche fondamenta. Il muro era tenuto in piedi dal suo stesso peso. Venne usato anche materiale per l'edilizia destinato alla costruzione di 20.000 nuovi appartamenti. L'aspetto minaccioso della struttura era un deterrente per coloro che pensavano di fuggire, anche per gli operai stessi. Una volta chiesi a uno di loro cosa provasse, mi rispose che era un lavoro straziante. Stava di fatto costruendo una barriera impenetrabile tra la sua famiglia e tutti gli altri parenti. Per contro, molti cittadini della parte est apprezzarono la presa di posizione del governo. C'era del malcontento riguardo alla fuga di giovani professionisti verso ovest che avevano studiato a Berlino Est a spese dello Stato. Inoltre, la Seconda Guerra Mondiale aveva mostrato gli orrori del nazismo. C'era un forte desiderio di riscatto. Si riteneva che il sistema socialista avrebbe dato una nuova chance. Il muro di Berlino aveva un significato speciale per noi. Rappresentava l'estremo baluardo del blocco comunista contro l'avanzata del capitalismo. Ma arginare il flusso dei rifugiati si sarebbe rivelato difficile e sanguinoso. I muri monumentali nella storia non sono molti. Il Vallo di Adriano, che delimitava l'Impero Romano. La Grande Muraglia Cinese, lunga 2500 chilometri. La linea Maginot. Una fortificazione eretta dai francesi dopo la Prima Guerra Mondiale per difendersi dai tedeschi. Il Muro dell'Atlantico, costruito dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per ostacolare eventuali invasioni dal Canale della Manica. Il Muro di Berlino aveva un'altra caratteristica. Ufficialmente venne definito una barriera protettiva antifascista, ma era chiaro che non c'era nessun nemico da tenere lontano. Il vero scopo era quello di tenere segregate più di 1.100.000 persone a Berlino Est. Il suo impatto sulla città fu immediato e profondo. Rispettando i confini stabiliti dopo la fine della guerra, il muro si snodava tortuoso attraverso tutta la città, interrompendo senza criterio strade, ferrovie, ponti, qualunque cosa incontrasse il suo cammino. 15 linee adibite al trasporto pubblico che collegavano le due parti della città furono brutalmente interrotte. Le fermate diventarono luoghi spettrali dove non arrivava nessun treno. Intere famiglie vennero brutalmente divise. Le coppie della parte ovest, in procinto di sposarsi, andavano in un punto del muro dove i parenti della parte est potevano salutarli. E in seguito anche questo fu vietato. Il muro venne alzato ancora, risultò impossibile anche solo vedersi. Vennero murate anche le finestre delle case lungo il confine. Era considerato un crimine salutare le persone della parte ovest. I fatti più strazianti avvennero a Bernauer Strasse, dove una lunga schiera di appartamenti si trovava esattamente lungo la linea di confine. Gli abitanti di quelle case, affacciandosi dalle finestre, avevano la testa nella parte ovest
e i piedi nella parte est. Nel primo periodo era quello il punto dove si verificavano il maggior numero di fughe. Alcuni disperati, incoraggiati dai pompieri di Berlino Ovest, saltarono sul telone che gli tendevano da sotto la strada. Due anziani morirono mancando il bersaglio. Il drammatico incidente ha avuto come protagonista la 77enne Freda Schulz, vittima di un crudele tiro alla fune, che dava un'idea del reale stato delle cose. La polizia dell'Est la tratteneva dalla finestra, mentre quella dell'Ovest tentava di tirarla giù. Il 20 settembre le autorità orientali si adoperarono a sigillare la zona di Bernauer Strasse, evacuando 2.000 persone dagli 87 palazzi, murando 1.253 tra finestre e porte. La zona venne in seguito demolita per far spazio al muro. Bernauer Strasse costituiva l'unico punto debole della prima generazione del muro. Centinaia di persone riuscirono a fuggire attraverso la poco controllata barriera costituita da filo spinato e carcasse di vecchie auto, invece che il cemento, usato per le parti più popolate della città. Questa parte della barriera fu abbattuta da un carro armato fatto in casa nel 1962. Riuscirono a fuggire anche alcune guardie di confine. Nelle prime sei settimane se ne contarono almeno 85. Compresa una in diretta TV. Gettò il fucile e saltò lo sbarramento. Rudy Turow lavorava come agente nel corpo di sorveglianza di confine dal 1955. Riuscì a fuggire insieme ad altri tre civili il 21 febbraio 1962. Indossava la sua uniforme di sergente. Impartì l'ordine ai suoi subalterni di recarsi presso altri checkpoint. Mentre si accingevano ad attraversare, uno di loro rimase impigliato nel filo spinato. Le altre guardie si accorsero immediatamente di noi, cominciarono a spararci addosso. Fui costretto ad usare anche la mia pistola. Poi, fortunatamente, riuscimmo a passare. Ci rifugiammo in una casa a Berlino Ovest per essere poi liberati da dei soldati americani. Non tutte le fughe ebbero successo. La prima vittima aveva solo 24 anni. Si chiamava Gunther Litvin. Fu ucciso il 24 agosto mentre cercava di raggiungere l'Ovest attraversando a nuoto l'Humboldt Canal. Tornai a casa presto quel giorno e trovai mia madre in lacrime. La polizia aveva messo tutto l'appartamento a soqquadro. Nessuno ci aveva avvertito che mio fratello era stato ucciso. Lo apprendemmo la sera dalla televisione. Mi recai immediatamente nel luogo dove avevano portato il corpo per identificarlo. Quando aprirono la cassa, mio fratello non aveva ferite evidenti, solo un piccolo foro sull'estremità del mento. Era il buco di entrata della pallottola. L'uccisione di Litvin lanciò un monito a tutti gli abitanti di Berlino, ma pochi mesi dopo un'altra morte violenta scioccò profondamente l'opinione pubblica. Peter Fetcher, appena diciottenne, venne ferito mentre tentava di scavalcare il muro nei pressi del checkpoint Charlie. Rimase agonizzante. Nessuno, sia da una parte che dall'altra, osò andare a salvarlo per timore di essere colpiti a loro volta. Dopo un'ora, morì. Era lì, alla base del muro. Gridava: aiutatemi, aiutatemi. Nessuno poteva prestargli soccorso. Dopo molto tempo mandarono tre soldati a raccogliere il corpo. Mentre lo portavano via, sembrava una bambola di pezza. Fu un segnale molto chiaro per tutti coloro che avevano intenzione di fuggire. Attenzione, non provateci nemmeno. Se tutte queste vittime destavano orrore, il muro scatenò ben altri incidenti che preoccupavano il mondo intero. L'avvenimento più grave che coinvolse carri armati americani e russi il 25 ottobre 1961 ebbe come teatro il checkpoint Charlie, appena due mesi dopo la costruzione del muro.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un accordo fra le quattro potenze vincitrici stabiliva il diritto di movimento di truppe americane a Berlino Est. Accordo che in seguito venne contestato dai russi, impedendo il passaggio alle jeep americane se sfornite dei documenti necessari. Nell'esplosiva situazione della Guerra Fredda, questo era il genere di incidenti che avrebbero potuto mandare le cose fuori controllo, soprattutto quando si trovarono di fronte 30 carri armati americani contro 32 sovietici, con i motori rombanti e i cannoni pronti a fare fuoco. Il mondo era terrorizzato. La tensione ricordava la crisi cubana della Baia dei Porci. Un soldato, esasperato dalla situazione, aprì il fuoco. Un carro armato americano sparò a sua volta. I sovietici risposero immediatamente. Si aprì un combattimento. L'incidente si chiuse dopo 3 giorni, quando Khrushchev ordinò ai carri armati di ritirarsi, permettendo di nuovo il transito agli americani. Nonostante ciò, il muro venne fortificato. Nel 1963 i tedeschi dell'Est diedero il via ai lavori della seconda generazione del muro, sostituendo lo sbarramento con pannelli di cemento molto più resistenti, rendendo più sicuri i punti deboli. Il governo, Honecker e i generali ristrutturarono sistematicamente l'intero confine. Palmo a palmo. Esaminarono le condotte fognarie, fiumi e canali, misero grate e sbarramenti ovunque. Da quel momento, l'unico modo per attraversare il confine era quello di scavare un tunnel. Trovarono un rimedio anche a questo. Costruirono apparecchiature per il rilevamento sotterraneo di suoni. In seguito svilupparono una tecnica per l'intercettazione di cunicoli, facendoli poi crollare. Nel 1963 7.500 metri cubi di cemento tagliavano in due Berlino. Il resto del paese era diviso da uno sbarramento di filo spinato e 116 torri di guardia. Nel giugno del 1963 vennero aggiunti altri 91 metri di confine. Chiunque entrasse senza autorizzazione veniva arrestato. Il presidente Kennedy si recò a Berlino il 26 giugno del 1963. Il suo discorso rassicurò gli animi dicendo che non aveva nessuna intenzione di scatenare una guerra. Accorsero a salutarlo 1,5 milioni di berlinesi, quasi il 70% della popolazione. Gli abitanti di Berlino Ovest furono estremamente grati a Kennedy per la sua dimostrazione di solidarietà, che si può interpretare come una sorta di dichiarazione politica. Significava: sono pronto a difendere la democrazia. La visita del presidente John Kennedy dimostrò che il muro costituiva un problema che sarebbe stato molto difficile da risolvere. Da un punto di vista tecnico, il muro di Berlino venne concepito come barriera che potesse realmente tenere segregate più di 1 milione di persone nella parte est. Nessun muro avrebbe potuto tanto. Nemmeno quello costruito dai tedeschi dell'Est, viste le loro scarse risorse. A supporto di questa carenza escogitarono innumerevoli piani di controllo, di sorveglianza, di ostruzioni e intimidazioni. Nel 1965 il muro diventò doppio. Misurava in altezza dai 3 ai 5 metri, fatto principalmente di cemento e filo spinato. Nel mezzo correva un'area larga dai 20 ai 90 metri. La striscia della morte. Riuscire a scappare era un'impresa quasi impossibile. Dopo aver scavalcato la prima barriera, si doveva passare attraverso qualche metro di filo spinato con dei sensori che davano l'allarme. Quindi si doveva superare un campo minato, molto usato nelle zone rurali. Qualcuno tentava di fuggire attraverso la ferrovia o percorrendo le trincee anticarro armato.
Lungo il confine, numerose torri di guardia erano disseminate nei punti più strategici. C'erano poi potenti riflettori, bunker di cemento, un corpo speciale di polizia per l'accesso alla città. Entrambe le parti del muro furono dipinte di bianco per una più facile individuazione di eventuali fuggiaschi. L'area tra i due sbarramenti veniva regolarmente trattata con i diserbanti. C'era una striscia larga dai 50 ai 100 metri, che era tenuta libera da vegetazione. Berlino si trova su un terreno sabbioso. Se qualcuno avesse attraversato la striscia, avrebbe lasciato le impronte sulla sabbia. Anche i cani davano il loro contributo. I cani erano legati con una lunga catena, liberi di muoversi lo spazio necessario fino a sfiorarsi i nasi, in modo che non potessero attaccarsi tra loro, ma così vicini che sarebbe stato impossibile passare per un uomo. Nel frattempo il muro continuava la sua evoluzione. Nel 1968 i vecchi sbarramenti improvvisati vennero sostituiti da moderni pannelli prefabbricati di cemento, rinforzati internamente con acciaio. Era la terza generazione del muro. Venne rivisto anche l'ordinamento del corpo delle guardie del confine. Furono attentamente selezionati 8.000 nuovi agenti seguendo precisi criteri. Primo fra tutti la fedeltà ideologica. I berlinesi vennero esclusi perché potevano essere potenzialmente solidali con la popolazione e avere dei parenti nella parte ovest. Il loro lavoro era tedioso e snervante. Lunghi turni, condizioni disagiate e ordini improvvisi. Nell'unità dove ero stato dislocato, il morale era basso. Si facevano turni di 12 ore, la disciplina era ferrea. C'era anche l'abitudine di bere molto alcol, perché in tanti non condividevamo l'uso delle armi. In altre parole, c'era l'ordine di sparare. Il presidente della Germania Est in persona, Walter Ulbricht, rese onore con questa bandiera alle guardie che uccisero Peter Fetscher come migliore squadra nell'anno 1962. Ulbricht si recò personalmente a ringraziare la squadra che aveva fermato il fuggitivo. Conferì una bandiera speciale con il suo ritratto ed una scritta «Vittoriosi con Walter Ulbricht». Era un atto necessario, perché bisognava motivare queste persone, altrimenti sarebbero fuggite a loro volta. Malgrado ciò, molti scapparono nella parte ovest. Per ridurre tale rischio, le guardie erano sempre in coppia, l'uno controllava l'altro. Solo un quinto dei militari faceva parte della Stasi, la nota polizia segreta della Germania dell'Est. La conversazione tra i due era scarna ed essenziale. Il sospetto sull'altro era sempre in agguato. E per di più uno di loro poteva essere all'insaputa dell'altro un agente della polizia segreta che avrebbe potuto denunciarlo. Non si fidavano l'uno dell'altro. Ed erano a pochissimi metri dal turbinio delle insegne al neon della parte ovest. Le torri di guardia erano spartane, senza servizi igienici, riscaldamento e non era consentito cucinare. Tutto era regolato da procedure ferree. Arrivava una jeep con a bordo i due sostituti. Salivano sulla torre uno per volta. Quando il primo era arrivato in cima, il rilevato numero uno poteva scendere. Poi toccava al secondo. Questo sistema permetteva di non avere nessun calo di sorveglianza durante il cambio. Inoltre c'è da aggiungere che questo lavoro era altamente pericoloso. 16 guardie vennero uccise durante lo svolgimento del proprio lavoro presso il muro. Nella Germania Est entrò a far parte della propaganda considerare questi militari come guardie di pace, in prima linea sul confine fra due mondi. Furono innalzati addirittura dei monumenti a loro dedicati.
ma in seguito venne scoperto che almeno la metà di questi uomini furono uccisi dai loro stessi compagni per avere via libera verso la libertà. Questo è un aspetto che gli abitanti di Berlino Est al tempo non conoscevano. Ma c'era dell'altro che nessuno sapeva, che il muro di Berlino, il simbolo della guerra fredda, aveva i giorni contati. Negli anni 70 la Germania Est era diventata una delle più grandi potenze economiche dell'Europa orientale, grazie anche all'azione stabilizzatrice del muro che impediva le fughe di cervelli e manteneva intatto il sistema sociale. Ma proprio il prestigio acquisito cominciò a causare nei tedeschi dell'Est un crescente imbarazzo verso il muro. Nel 1975 vennero avviati i lavori per rendere più presentabile la barriera di cemento e allo stesso tempo renderla ancora più impenetrabile. I tentativi di attraversamento non erano infatti cessati e avvenivano di solito ai checkpoint per mezzo di documenti falsi. Ma ogni tanto c'era ancora qualcuno che tentava di scavarsi un passaggio verso la libertà. Vennero installati 45.000 segmenti a L larghi 1,20 m e alti 35 che si estendevano orizzontalmente sul terreno per impedire il passaggio di automobili e camion. Sulla sommità del muro venne montato un bordo costituito da tubi per condutture fognarie che lo rendeva ancora più difficile da scalare. Era davvero difficile passare dall'altra parte. Qualcuno provò a farlo da ovest verso est, più che altro come provocazione. I materiali con cui era costruito lo rendevano molto resistente. Lo si può vedere ancora oggi osservando i resti. C'era tanto di quell'acciaio e cemento che avrebbe resistito anche alla carica di un piccolo cingolato. Furono le stesse guardie di frontiera a testare i nuovi rinforzi del muro. Vennero costruiti dei piccoli segmenti di muro presso i campi di addestramento e i soldati dovevano cercare in tutti i modi di oltrepassarli, saltandoli, usando dell'esplosivo o addirittura andandoci contro con un carro armato, ma non ci riuscirono mai. Questa nuova versione del muro scoraggiò gli abitanti dell'Est, ma costituì una tentazione irresistibile per molti tedeschi dell'Ovest. Era così liscio e bianco che divenne la lavagna preferita dagli artisti di Berlino Ovest. Era praticamente un sogno per loro. Di tanto in tanto le guardie scendevano a ricoprire di vernice bianca i disegni, ma alla fine il colore ebbe la meglio e il muro si trasformò in una gigantesca opera di arte pop. Il restyling del muro continuò fino agli anni Ottanta. Ad uno gli elementi più disturbanti vennero smantellati, come ad esempio le barriere anticarro costruite con pezzi di binari o i sistemi di puntamento automatico. Ma la Germania Est non aveva la minima intenzione di sbarazzarsi del muro. Anzi, nel 1986 celebrò il 25esimo anniversario della sua costruzione. Contemporaneamente venne avviato il progetto per una versione avveniristica della struttura, battezzata Muro del 2000. Il progetto prevedeva, tra le altre cose, l'uso di sensori termici, che avrebbero rilevato la presenza di estranei lungo il perimetro del muro. Sarebbe costato una cifra enorme, ma per i tedeschi dell'Est, evidentemente, ne valeva la pena. Il progetto non venne mai realizzato. Quando nel 1987 Reagan pronunciò questo appello, i mutamenti storico-politici in atto in Unione Sovietica stavano già ponendo le basi per la caduta del muro di Berlino.
Gorbaciov, con la sua perestroica, aveva messo la parola fine alle ingerenze sovietiche negli affari dei paesi del blocco orientale. Gli abitanti di Berlino Est manifestarono immediatamente chiedendo che venisse ripristinato il libero accesso tra le due parti della città. La forza della protesta crebbe rapidamente e il Politburo cominciò a prendere in considerazione la possibilità di smantellare il muro. Il regime comunista cominciava a considerare in modo realistico ciò che stava accadendo. Ma ormai era troppo tardi per guadagnare la fiducia della gente. L'8 novembre 1989 Günter Schabowski annunciò che tutte le restrizioni di movimento all'interno di Berlino erano cancellate. Ironia della sorte per un sistema che pretendeva di avere sempre tutto sotto controllo. Una decisione tanto importante era stata presa senza informare le guardie di frontiera, che, ignare di tutto, si trovarono ad affrontare orde di persone che volevano recarsi ad ovest. Fu un imperdonabile equivoco. I soldati non sapevano cosa fare e cercavano di impedire alla gente di passare. Avrebbero potuto fare una strage ed è un miracolo che alla fine nessuno rimase ucciso. Fortunatamente quel giorno nessun nome andò ad allungare la lista di coloro che erano morti a causa del muro. Dopo quasi 30 anni, centinaia di morti e migliaia di infiltrazioni di clandestini, alla fine il muro di Berlino era caduto. Per coloro che erano cresciuti all'ombra della sua presenza, sembrava incredibile. Ma il momento tanto atteso era finalmente arrivato. Migliaia di berlinesi si gettarono con gioia nell'opera di distruzione del muro. Ciò che spinse così tante persone a dare il proprio personale contributo alla demolizione del muro non fu soltanto il desiderio di portarsi a casa un pezzo di storia, ma anche la frustrazione e la rabbia che tutta quella gente aveva accumulato nel corso degli anni. La demolizione ufficiale del muro cominciò il 13 giugno 1990. Fu un lavoro immane. Vennero demolite 302 torri di guardia e 45.000 segmenti di cemento, ciascuno del peso di quasi 3 tonnellate. Ironicamente, il lavoro toccò alle guardie di frontiera. Era stato costruito per essere indistruttibile e adesso veniva smontato pezzo per pezzo. Dopo aver smantellato il muro, le guardie di frontiera furono rimandate a casa. Avevano ormai esaurito il loro compito. La maggior parte dei pezzi del muro vennero riciclati come pavimentazione stradale. I 250 segmenti con i graffiti più belli furono messi all'asta a Monte Carlo dal governo tedesco e la loro vendita fruttò quasi. Rivelarono docili e obbedienti. La gente li utilizzava come animali da compagnia. Erano così mansueti che non abbaiavano neanche ai ladri. La caduta del muro ha cambiato radicalmente l'aspetto della città. La striscia della morte è divenuta terreno edificabile e le agenzie immobiliari hanno fatto affari d'oro. Potsdamer Platz è diventata sede di prestigiose multinazionali come la Daimler-Benz e la Sony, e la porta di Brandeburgo è stata invasa dai turisti che oggi passeggiano nello spiazzo in cui, 28 anni fa, si veniva fucilati a vista. È in fase di progettazione un monumento all'Olocausto che verrà eretto proprio all'interno della Striscia della Morte e avrà la forma di un enorme cimitero. L'unica zona intatta della striscia è la Bernauer Straße. Guardando attraverso una serie di piccole fessure praticate nel muro, è possibile avere un'idea di quella che una volta era terra di nessuno. Il muro stesso è quasi interamente scomparso. Resta qualche rovina che nessuno si è preso la briga di demolire e una linea di pietre che ne tracciano l'intero percorso, che si districa per le vie della città,
come una serie di antiche orme di un passato remotissimo. Si cerca in tutti i modi di lasciarsi alle spalle i sensi di colpa per le tragedie che si sono consumate in questo luogo. Di chi fu la responsabilità? Di coloro che premevano il grilletto o dei loro capi politici? Per quanto riguarda questi ultimi, molti di loro stanno già scontando una giusta condanna. E le autorità non potevano certo chiudere un occhio verso gli esecutori materiali di tutti gli omicidi. Essi hanno subito un processo per strage e sono stati condannati, ma nella maggior parte dei casi la condanna è stata sospesa. Erich Honecker, ex presidente della Germania Est, è stato processato nel 1993 e subito dopo rilasciato per motivi di salute. È morto in esilio in Cile l'anno successivo. Günter Schabowski, membro del Politburo dall'84 all'89, è stato condannato a 3 anni. È l'unico esponente di rilievo del governo della Germania Est ad aver scontato la sua pena. Il fatto di ignorare che la gente veniva uccisa, se solo avesse cercato di lasciare la Germania dell'Est senza alcuna intenzione criminosa, rappresenta di per sé una responsabilità gravissima in materia dei diritti umani. Il muro rappresenta il concetto secondo cui il controllo totale è la soluzione a tutti i problemi. Ma è una lama a doppio taglio, perché richiede un gran dispendio di risorse e conduce alla catastrofe la nazione stessa che lo abbraccia. Una nazione che pretende di controllare i suoi abitanti non è una nazione libera. Non lo sarà mai.